Berlusconi, quelli che hanno bloccato la Sicilia a gennaio. Solo che dopo quel blocco della Sicilia i risultati, grazie al governo regionale, grazie al governo nazionale, sono stati zero. E noi continuiamo, noi ce ne andiamo a Messina l'8 luglio. L'8 luglio noi andiamo a Messina. E andiamo a Messina per chiudere la porta di questa Sicilia. Perché tutto quello che è successo e che sta succedendo, i licenziamenti, le attività che chiudono, a tutto questo il governo nazionale ha risposto mandandoci a pagare l'IMU. E se non la paghiamo ci tolgono anche la casa. Bene, noi ci dobbiamo ribellare. Noi ci ribelliamo perché non è possibile accettare tutto questo. Ieri la Corte dei Conti ha detto che, l'altro ieri, la Corte dei Conti ha detto che la Sicilia è condannata all'arretratezza. Noi non vogliamo rimanere arretrati, vogliamo andare avanti e vogliamo ribellarci ad un governo che è stato nominato dal Presidente della Repubblica, a questo Parlamento di nominati, che ha formato questo regime che ci dice solo di pagare le tasse. E come unico suggerimento per lo sviluppo ha quello di pagare le tasse. Dobbiamo salvarla noi l'Italia, noi che siamo già falliti, noi che abbiamo chiuso le aziende, dobbiamo salvarla noi l'Italia. Ci siamo stancati di alzarci la mattina per andare a lavorare e l'unica cosa che ci rimane è pagare le tasse. Abbiamo detto basta e vi chiediamo scusa se qui anche all'Ercara veniamo di domenica mattina per disturbarvi, ma possiamo dirvi una cosa, che stiamo girando tutta la Sicilia, sono 2000 chilometri in tutta la Sicilia, in tutti i comuni della Sicilia per svegliare questa terra. Stiamo invitando tutti, compresi i residenti di Ercara, a venire a Messina, giorno 8, perché questa terra deve svegliarsi. Quello che vediamo in giro è solo una cosa, che questa terra è ricca e si conferma che è ricca, perché questa terra ha petrolio a due passi e paghiamo la benzina a 2 euro al litro. Rivoluzione totale, dice un vostro amico di Ercara. Rivoluzione totale sì, però no al bar, amico, no al bar, o a bicicletta. Rivoluzione totale davvero a Messina, amico, no a bicicletta. Perché il problema, caro amico, è che tutti dicono rivoluzione totale, ma la vera rivoluzione, caro amico, la fa nudo. E siccome ora si presenteranno da voi anche all'Arcara, perché ci sono le regionali quanto prima, e vi verranno a portare la ricetta, vi porteranno la ricetta per risolvere i problemi della Sicilia, noi diciamo questo, quando verranno da voi PD, PDL, FLI, UDC, cioè gli amici di Bersani, Casini, Berlusconi, una cosa da fare, amici di Arcara, mandatela fuori tutta ancora un culo, mandatela tutta a fare un culo, perché è l'unica soluzione che c'è. L'unica salvezza che c'è quella è, ma se non la gira davvero, però non dimenticatela sta cosa, perché ci hanno portati al disastro. Qui ci sono valli di frumento che non malano niente, giusto? Quindi quando l'agricoltura lavorava e portava il reddito a casa era un conto. I negozianti di queste città io non credo che stiano navigando nel loro, come tutti gli altri della Sicilia. E allora che a fare? Ci suicidiamo? I Folconi non vogliono suicidarsi. I Folconi si sono dati un obiettivo, svegliare la Sicilia, se ce la facciamo. Perché attenzione, altra alternativa non ce n'è. Perché quando vi diranno che hanno le soluzioni in tasca per risolvere i problemi della Sicilia è una grandissima minchiata. Perché questo, e dovete mandarli a quel paese quando vi diranno, perché vi stanno prendendo in giro. Noi vogliamo salvarla questa terra con l'unica arma che abbiamo, che si chiama popolo, che va svegliato, che si deve svegliare, perché andare a lavorare la mattina solo per avere lo spazio, per poter pagare le tasse, perché questi tutti i giorni mandano bustino a casa con la busta da pagare, dove c'è dentro qualcosa da pagare, non lo possiamo fare più, non lo possiamo fare più, amici di Ercara. E allora voi che volete fare? Noi l'8 luglio vi promuoviamo una cosa, ce ne andiamo a Messina, traghettiamo con i traghetti dello Stato, passiamo dall'altra parte e chiudiamo la Salerno-Reggio Calabria, nel punto dove c'è una tabella che diceva benvenuti in Italia, se vi ricordate, perché la Sicilia è da sempre dimenticata, la Sicilia è una terra da sempre abbandonata, ma abbandonata non da quelli che sono a Roma soltanto, abbandonata anche dai siciliani stessi, che sperano sempre che qualcuno gli risolva i problemi. Noi stiamo girando, così come state vedendo, stiamo girando tutta la Sicilia, perché veramente ci siamo stancati di questi personaggi che ci danno la soluzione e l'hanno fatto morire a tutti. Hanno fatto morire a tutti.
Del cane di che cosa vive? Di miseria, a posto, si vive bene di miseria. Grazie ai politici si vive di miseria. E quando verranno qua, l'unica risposta che ci daranno è che vado a fare un culo. Vado a fare un culo, amico mio. Perché non ce ne sono altre soluzioni, ce n'è una soltanto, la rivoluzione di popolo. E se non vogliamo la rivoluzione di popolo, ma almeno il popolo ci assiste. Perché le rivoluzioni si fanno col popolo, non ce ne sono, la storia lo dice, non noi. Lo dice la storia che le rivoluzioni si fanno col popolo. Solo che questo popolo è quello del 2012, non è quello del 1700, del 1600, no, è quello del 2012. E deve svegliarsi perché è anestetizzato dalle televisioni. Anestetizzato dalle televisioni che dicono che la crisi, fino a qualche mese fa la crisi non c'era. Lo diceva Berlusconi, grande corrotto, ladro e delinquente. E più corrotti, ladri e delinquenti di lui, quelli che gli vanno dietro. Ma non solo a Berlusconi, a Bersani, a Fini, a Casini, tutti quelli che hanno interessi privati a portare avanti questi partiti. Grande Sud, IDV, tutti stessi, tutti stessi. E non è qualunquismo, guai a dire che è qualunquismo, guai, perché se fosse qualunquismo il problema è che saremmo da soli. E siccome non siamo da soli, e nemmeno è populismo, nemmeno è demagogia, qui c'è che nessuno risponde. Guai a liquidare questa cosa come qualunquismo, guai, guai a dire che siamo populisti. Qui c'è che mancano le risposte per il popolo, per il futuro. Qui c'è che non c'è un futuro, non esiste il futuro. Ecco perché noi stiamo girando la Sicilia, perché vogliamo tentare di scrivere un futuro, almeno tentare. Qui l'unica cosa che fanno è pagarsi 20.000 euro a mese. L'unica cosa che sanno fare è mandare le tasse a casa a pagare a noi e io che sono a pagare 20.000 euro a mese. E poi a nonno ci dicono paghiamo l'IMU, che noi abbiamo 400 euro di pensione a mese e mi dicono paghiamo l'IMU. Avessero attaccato a tutti, vero? Avessero attaccato a tutti. Ma quando mai? Ma quando mai? Sono i sindacati che sta scoprendo. I sindacati. Avete quando parliamo dei sindacati? I sindacati. Perché dobbiamo fare qualche battuta sui sindacati? Non la facciamo. C'è una cosa che diciamo però, che ci siamo stancati, ci siamo rotti le scatole di tutti. E noi che siamo, non siamo fuori, non siamo fuori amico, non siamo fuori, siamo persone normali che hanno perso le loro aziende e che si sono arrabbiati troppo, perché quando davamo lavoro a famiglie eravamo tutti contenti. Magari una volta si perdeva, una volta si vinceva. Oggi si perde tutte le volte. E non è consentito andare avanti così per un lavoro che ti porta a perdere. Ecco perché non è qualunquismo e non è populismo e non è demagogia. Ecco perché vogliamo dare risposte dicendo, partendo dal primo punto, numero uno, via questa classe politica. Quando ci chiedono il programma, dice un programma, qual è il programma? Ma quale programma volete scrivere? Che programma dobbiamo scrivere? Che vogliamo migliorare questa terra? C'è bisogno che ve lo scriviamo? Se volete ve lo scriviamo, ve lo raccontiamo. Ma una cosa è certa, che la prima cosa, l'elemento numero uno è azzerare la classe politica e rinnovarla, perché all'interno dei palazzi c'è mafia, corruzione, delinquenza, criminalità, questi se ne devono andare tutti, bisogna aprire le finestre e fare pulizia. Ecco perché il programma, il punto numero uno è pulizia, l'Ercara, che vuoi fare l'8 luglio? Noi saremo a Messina a chiudere la porta della Sicilia, ci andiamo e lo facciamo. E ci andremo tutti contenti perché vogliamo andare a fare una cosa, a dire, a mettere le palle lì a Messina e a lasciarle lì, le inchiodiamo lì, perché vogliamo che questa politica ci dia risposte. Non possono dirci solo che siamo condannati all'arretratezza, alla Corte dei Conti, alla quale diamo ragione, vogliamo dire sì, ma che dobbiamo fare visto che siamo condannati? Ci mettiamo le monete noi stessi, che dobbiamo fare? E allora sapete che c'è? L'8 luglio vi invitiamo a Messina, speriamo che l'Ercara sia pure là.